Ciao, buonasera, Emanuele Sappio della Gazzetta dello Sport. Volevo chiederti che momento è questo, visto che tra 3 giorni si gioca, come sta procedendo la preparazione, se c'è stata una sosta di quasi 20 giorni, no? E come ci arriva il Foggia a questa partita? Sì, è un momento positivo, ci stiamo allenando bene, stiamo preparando al meglio questa gara che andremo a disputare. Sicuramente siamo vogliosi di ripartire, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo. Durante la sosta abbiamo lavorato abbastanza bene, quindi non aspettiamo altro che ricominciare a ripartire. Le 3 partite in una settimana sono iniziate con 2 sconfitte, poi si sono chiuse con quella partita di Verona, che è il punto da cui ripartire secondo te, la partita da cui ripartire visto l'impegno, visto anche il risultato, vista anche la prestazione? Sì, sicuramente dobbiamo ripartire dall'ottima prestazione che abbiamo disputato col Verona. E quindi dobbiamo dare continuità a quella gara disputata, consapevoli dei propri mezzi e ripartire sicuramente col piede giusto. Sei uno di quelli che è stato più anni qui, no? Insieme a Danielli. Che momento è questo? Si può ripetere quello che è successo lo scorso anno, cioè quella rimonta poi dalla zona retrocessione a quasi la zona playoff, manca un punto per conquistarlo. Sì, secondo me abbiamo tutte le carte in regola per poter dimostrare il nostro valore. Quindi la difficoltà sta nel mettersi sempre a disposizione dell'allenatore e tirare fuori ognuno quel che ha, dare il 100%, e sicuramente i risultati verranno. Cappi, per voi l'anno scorso rappresentò la prima vittoria in trasferta, ma anche la prima vittoria in Serie B, no? Dopo, per alcuni di voi era proprio la prima in assoluto, perché facevate da poche giornate. Che partita sarà e che partita vi aspettate? Sicuramente sarà una partita difficile, loro si difendono bene e sicuramente ci aspetteranno e ripartiranno forte, giocheranno sicuramente sui nostri errori, quindi noi dobbiamo essere bravi a non concedergli nulla e ad aggredirli dal primo minuto. Senti, un'ultima cosa te la chiedo, ve l'aspettavate qualche rinforzo voi all'interno del gruppo, visto comunque il mercato è aperto e visto quello anche che si era detto nelle ultime settimane? Sì, qualcosina forse ce l'aspettavamo, però il mercato è ancora lungo, quindi ci sono altre 2 settimane, quindi ci sarà tempo. Però la rosa che abbiamo è già abbastanza forte e sono sicuro che ognuno di noi può dare il massimo e può dimostrare quello che vale. Grazie. Buon pomeriggio, Beppe Giampaoli Mardi, Foggia Sport 24. Ecco, ti volevo chiedere, tu, essendo proprio uno dei quelli che da più tempo qui conosci, anche hai conosciuto già Padalino, volevo chiederti se hai trovato qualche cambiamento, non tanto dal punto di vista umano ovviamente, quanto dal punto di vista tecnico, tattico del Padalino di adesso rispetto a quello che voi avete lasciato, diciamo, nei campionati scorsi. Sì, i cambiamenti ci sono, anche perché ognuno di noi migliora sempre, quindi come lo è per noi calciatori, lo è anche per gli allenatori, quindi sicuramente è un mister più motivato e migliorato rispetto ai primi anni. Quindi penso che lo si noterà in campo, lo si noterà da subito. Ecco, volevo chiederti, tu ovviamente fai parte di un reparto che è sempre sotto osservazione, proprio perché anche se diciamo che i gol poi non conta soltanto la difesa, conta l'intera squadra. Ecco, volevo chiederti se avete fatto, come immagino di sì, dei lavori specifici in questo periodo proprio per limare alcune problematiche che sono evidenti a tutti rispetto ai gol presi, nel senso che comunque è uno dei limiti, almeno dal punto di vista statistico di questo Foggia, è stato proprio i grandi numeri, i grandi gol presi e anche alcune tipologie di gol simili che si sono riprodotti nel corso della stagione. Ecco, se avete lavorato, in che cosa in particolare avete lavorato in questo periodo su questo aspetto specifico?
Sì, come ho detto prima, si è lavorato tanto e abbastanza bene, e soprattutto si è lavorato anche nella fase difensiva. Abbiamo fatto degli esercizi specifici nel difendere la porta e quindi cercheremo di applicarli in campo perché ad oggi le statistiche dicono che subiamo tanti gol e quindi dobbiamo migliorare soprattutto in quello. L'ultima per quello che mi riguarda e ti ringrazio, volevo chiederti un giudizio invece personale, cioè sulla tua di stagione, che è stata una stagione che tu sei sempre uno che parte magari in seconda, come posso dire, in un'ipotetica griglia, partiti e poi si conquista spazio. Quest'anno tu in fondo in realtà sei partito molto bene, sei stato un grande protagonista anche della fase migliore del Foggia, quella delle vittorie consecutive, ti parlo come titolare. Dopo è arrivata la sosta, poi è arrivata Cosenza, quella partita non proprio fortunata anche per te come per l'intera squadra, e da lì insomma qualche cosa è cambiato, ti abbiamo visto di meno. Che giudizio dai della tua prima parte di stagione? Grazie. Ma sicuramente potevo fare meglio, potevo sicuramente dare qualcosa in più. Forse non sono riuscito a dare quello che avrei voluto, però sicuramente con il lavoro e il sacrificio arriveremo a toglierci diverse soddisfazioni. Domenico Carella, Corriere del Mezzogiorno, Foggia Sport 24. Una domanda doppia, te la faccio a metà. Prima ti chiedo quanto ha contato il risultato contro il Verona per poter lavorare in un certo modo in questa lunga sosta. Quanto è contato in quella frangente fino ad oggi questo risultato? Sì, ho contato parecchio perché oltre al di là del risultato, che comunque era un risultato positivo contro un'ottima squadra, sicuramente ha contato tanto la prestazione, quindi il lavoro che si è andato a fare in quella partita. E la nostra bravura, come ho detto prima, deve essere proprio ripartire dalla prestazione fatta col Verona. E l'altra parte della stessa domanda è quanto conta adesso, quanto contano i prossimi 8 giorni? Perché due scontri diretti contro Carpi e Crotone, in mezzo c'è anche una decisione che deve arrivare da parte del Tribunale, della Corte d'Appello federale, scusi. Conta tantissimo perché nel giro di una settimana ci potremmo ritrovare fuori dalla zona calda, quindi per noi dovrà essere una settimana molto importante, molto intensa e dove dovremo dare il massimo. Ecco, proprio in quest'ottica, qual è l'errore da non commettere in questa settimana, come hai detto tu, e su quali punti di forza bisogna insistere anche alla luce del risultato col Verona? L'errore deve, non deve, non dobbiamo commettere assolutamente l'errore di sottovalutare l'avversario. Dobbiamo invece, secondo me, entrare in campo con avvelenati, soprattutto queste partite, perché saranno molto ma molto decisive. Ecco, l'ultima domanda per quello che mi riguarda, ovviamente non è una notizia, ma noi lo ribadiamo, ci saranno al seguito vostro davvero tantissimi, tantissimi tifosi. È importante che in questo momento particolare della stagione si crei, si instauri di nuovo quel feeling che vi ha contraddistinto anche nella scorsa stagione, che poi vi ha portato al raggiungimento del risultato. Quanto conta averli per voi e insomma, quale peso, tra virgolette, se si può chiamare di peso, vi portate dietro? Sì, per noi conta tantissimo perché loro sono davvero il valore aggiunto di questa squadra, quindi ci devono, quello che chiede è quello di starci sempre vicini e di sostenerci fino all'ultimo e di farci sentire il loro calore, perché per noi è davvero fondamentale e noi ce la metteremo tutta per ripagare questo loro sacrificio. Ciao Beppe, Armando Borrelli, calciofoggia.it, brunote.it. Volevo chiederti, secondo te, che cosa è mancato nel Foggia in questa prima parte di stagione? È stato quel qualcosa in più che non siete riusciti a trovare? Ma secondo me in alcune partite è mancata un po' di cattiveria e un po' di cattiveria agonistica e poi soprattutto anche negli ultimi metri a sfruttare le occasioni create. Poi quello che secondo me si poteva migliorare, si può e si deve assolutamente migliorare è non prendere gol e quindi difenderci da squadra vincente.
State lavorando con Padrino su cose già fatte in passato o sta facendo cose anche diverse tatticamente rispetto, noi ricordiamo, tu comunque avevi giocato con lui sia in Serie D che in Lega Pro Seconda Divisione all'epoca, i concetti sono sempre quelli o ci sta mettendo qualcosa di differente anche dal punto di vista tattico? Tu ci dicevi che è un allenatore che comunque come un calciatore cambia con il tempo, può metterci più esperienza e altri ingredienti, insomma. Anche tatticamente c'è questo cambiamento o è rimasto simile come diktat per quanto riguarda la tattica? Grazie. Sì, come ho detto prima, è un allenatore che migliora, quindi sicuramente ci sta mettendo qualcosa in più rispetto ai primi anni. Ha inserito nel proprio bagaglio qualche esperienza in più e la sta mettendo a nostra disposizione.